Buongiorno a tutti, chiedo anche scusa per questo ritardo che è dovuto a ragioni logistiche, perché il sindaco di Sivignano questa mattina ha occupato tutti gli spazi disponibili, quindi non c'erano spazi. Io vi saluto tutti e do inizio a questa tornata che è molto importante, perché nel ciclo di manifestazioni che l'Accademia ha organizzato in ricordo del 350° anno della sua fondazione, della prima fondazione, e del secondo centenario della sua rifondazione, la manifestazione di oggi, che vede appunto il nostro illustre ospite, il professore Andrea Emiliani, è molto importante, perché essa vuole fare un po' il punto, diciamo così, anche per alcune fatti organizzativi di cui adesso parlerò. Ho detto che l'Accademia ha preparato tutta una serie di manifestazioni che dureranno un anno, hanno cominciato nel marzo di quest'anno e termineranno nel marzo di quest'altro anno, un'attività, io credo che si possa dire, abbastanza importante, e oggi viene consegnato a tutti gli accademici un medaglione che l'Accademia ha fatto coniare per ricordare appunto il 200° anniversario della rifondazione. Devo anche ringraziare ancora una volta, qui c'è, credo, stamattina presente il nostro accademico Ranzi, è la più in fondo, ecco, con il quale ho l'autore dell'artistico medaglione che oggi viene consegnato. Quindi un altro speciale che vogliamo fare perché tutti i nostri accademici possono averlo caro. Io non voglio fare la storia dell'Accademia, perché chi vuole approfondire questo argomento lo può fare, anche perché fra le iniziative di cui parlavo prima c'è stata anche la ristampa di una guida di Sivignano e dell'Accademia, che è stata curata dalla nostra compianta professoressa Giorgia Fellini, e che se qualche accademico ancora non ha, io credo farà bene a domandarlo ai nostri uffici, perché è un libro molto importante per Sivignano e per la storia dell'Accademia. Io dico solo, perché qualcosa devo pur dire per ricordare questo 350° anniversario, che l'Accademia appunto fu fondata nel 1651, e come data di nascita, qui c'è un esperto, vedo che siamo abbastanza avanti, credo perlomeno 50 anni avanti, più o meno, della più celebre Accademia dell'Arcadia, ma che appunto certamente è molto più importante della nostra, ma è stata fondata dopo di noi. Ecco, da quella data l'Accademia allora si chiamava degli Incolti, perché c'erano questi strani nomi che le accademie assumevano in quei tempi. Quindi anche in Romagna abbiamo l'Accademia degli Imperfetti, degli Incamminati, noi ci chiamavamo degli Incolti, quelli di Rovereto si chiamavano degli Agiati, quelli di Rovigo dei Concordi, e tutta una sfilza di nomi di questo genere, gli Incolti. Gli Incolti ebbero una grande importanza nella storia culturale di Sivignano, e anche per merito loro, nel 1700 Sivignano si meritò l'appellativo di Atene della Romagna, l'appellativo molto importante. Spero che il sindaco e il vice sindaco, che sono qui presenti, lo vogliono tenere presente, perché non è da tutti essere così chiamati. E certamente allora Sivignano ebbe la fortuna di avere dei grandissimi uomini di cultura, specialisti nelle varie branche del sapere, parte citando uno per tutti, Gian Cristoforo Amaduzzi. E poi dopo, come in tutte le buone famiglie, ci sono i momenti di splendore, i momenti di meno splendore. Certamente anche gli Incolti ebbero un momento di oscurità,
cui colpo di grazia fu dato poi dalla Rivoluzione francese, perché la Rivoluzione francese, per rinnovare tutto, distrusse anche tutto, e quindi distrusse anche, forse aveva anche ragione in questo campo, per il modo con cui le accademie portavano avanti le loro attività, però adesso questo dirà forse il professor Emiliano. Comunque la Rivoluzione francese diede il colpo di grazia e l'Accademia dei Rincorsi fu abolita come furono abolite tutte le altre. Poi nella restaurazione napoleonica, chiamiamo così, ci fu un rifiorire di queste accademie, anche perché si fece molto forza sul concetto di patria, e tanto vero che la nostra Accademia, anche se viene citata, l'hanno visto con grande piacere dalle Treccani come una delle poche, forse l'unica, dice Treccani, accademia che si appella dei filopatri, cioè amanti della patria. E quindi anche nel 1801, per opera di tre grandi illustri seminaresi, che appunto oggi noi vogliamo ricordare con questa consegna del medaglione, Gerolamo Amati, Bartolomeo Borghesi, Conte Giulio Perticari, diede rifondazione, perché alcuni dicono era nuova, ma certamente il filone era sempre quello degli incolti, e ricostituirono l'Accademia degli Incolti col nome di Rubiconia Sempemenia dei Filopatri. Rubiconia perché volevo sottolineare, qui ci siamo ancora nelle polemiche che sono inutili, che non si fa polemica su queste cose che sono ormai attengono la storia, se Rubiconia si è passato 2 chilometri in là, 2 chilometri in là, credo ha poca importanza, per Rubiconia il passaggio di Rubiconia da parte di Giulio Cesare, Rubiconia perché voleva appunto difendere questa gloria patria che appartiene a Sevignano, nessuno può togliere Sevignano, anche se qualcuno pensa di farlo, veramente una cosa che non ha senso. Sempemenia perché allora i nomi derivavano dal greco, sempemenia voleva dire raccolti di pastori, i soci si chiamavano loro pastori, dei filopatri, ripeto, perché volevo sottolineare l'amore sia alla grande patria sia alla piccola patria che era appunto Sevignano. E questi grandi personaggi che noi vogliamo ricordare hanno segnato tutto nella storia della cultura grande solco. Bartolomeo Borghesi certamente è uno studioso di fama universale, ma non anche gli altri lo sono davvero. E soprattutto io voglio sottolineare il fatto che questa accademia fu rifondata da giovani. Allora Bartolomeo Borghesi aveva 20 anni, il conte Giulio Perticari ne aveva 22, solo Gerolamo Amati era il più anziano di tutti, aveva 35. Appunto questo fatto dei giovani che si interessano della cultura al servizio, come affermano loro, degli altri, per diffonderla e per propagandarla, soprattutto anche con la cura delle biblioteche, e non per nulla qui poi noi abbiamo questa bellissima biblioteca che noi abbiamo come grande patrimonio. Ecco, la 1801, quindi è una grande data per la nostra Accademia, la quale anche qui ebbe degli alti e dei bassi, furono dei problemi anche con le autorità, prima napoleoniche, poi quelle dello Stato e della Chiesa. Comunque l'Accademia aveva delle basi solidissime, perché il primo presidente fu il conte Giulio Perticari. E il primo segretario, il caro amico Fellini, fu Bartolomeo Borghesi, quindi con tutta una serie di altri personaggi veramente importanti. E anche quello fu un periodo di grande splendore. Anche qui al periodo di grande splendore c'è stato un periodo di meno splendore. Poi c'è stato il colpo d'ala formidabile che voglio sottolineare, perché forse ne parliamo anche poco, e l'interesse di Giosuè Carducci per questa accademia. Giosuè Carducci
nel 1869 era già un personaggio nazionale, era già professore universitario a Bologna, era già senatore di diritto allora, perché gli nominava il re, e quindi qui a Chalignano, chiamato da Rocchi, altro grande personaggio, perché bisogna rifare gli statuti, questi statuti che fra l'altro sono, dico, studiosi, molto importanti dal punto di vista storico, però erano tutti vecchi, si appellavano a questa cultura greca, l'arcadi, i pastori, eccetera, eccetera, e lui ha l'incarico di rifare gli statuti, cose che fa impegnandosi in modo veramente impressionante. Io ho letto che ci sono due o tre stesure in scansione di anni, perché Carducci vuole dare a questa accademia un moderno statuto che la faccia veramente partecipe principale della cultura italiana. E ci piglia tanto gusto, dico io, che accetta di fare il segretario, un altro grande professore, e lo fa dal 1869 al 1878, e in quella occasione poi riesce ad ottenere il riconoscimento come ente morale da Vittorio Emanuele II il 6 maggio 1877, è il primo riconoscimento, dopo ce ne sono degli altri fino ai più recenti. Poi ci prende tanto gusto che dopo 9 anni di segretario fa per più di 20 anni il presidente di questa accademia. E quindi, ecco, io ho voluto sottolineare questo fatto per dire che qui ci sono delle tradizioni altre che vanno ricordate e che noi abbiamo cercato di ricordare appunto con questo medaglione che me li figge davanti a diciamo, la figura di questi grandi fondatori, nel greco lo stemma che lo stesso Giulio Peticari fece elaborare e di cui oggi vi consiglieremo anche, oltre al medaglione, anche una cartella, una pergamena, che era una cartella pergamena che a me piace molto, che avevamo fatto molti anni fa e che ho voluto far ristampare perché credo che sia anche questo un ricordo bello che i nostri accademici devono avere. Dopo, avete detto questo, mi scuso, non ho voluto fare la storia perché l'ho fatta male e l'ho fatta esattamente molto incompleta, però chi la vuole appunto sapere meglio, io avrei tanto piacere che tutti i nostri accademici avessero questa nostra guida, per cui chi non ce l'ha pregato di farsela avere. E voglio anche dire che abbiamo nel ciclo delle manifestazioni fatto questa simpaticissima cosa che, come posso chiamare, il gemellaggio, ma gemellaggio è una parola che non, forse non si dice, ma questo contatto, questo scambio di amichevoli sensazioni fra noi Accademia e il comune di San Costanzo, che è qui vicino al Peggiorese, di cui qui abbiamo ospite il sindaco Giocolini, il dottor Vitali, che sono già venuti altre volte e noi siamo onoratissimi di averli sempre accolti e noi promettiamo, anche perché questo fa parte del programma della Cala Pellini, di restituire la visita come potremo molto, molto presto a San Costanzo. San Costanzo perché? Perché San Costanzo è il luogo dove visse a lungo e morì il conte Giulio Peticari, di cui San Costanzo ha questo grande ricordo, e perché fanno anche delle bellissime manifestazioni anche loro dopo aver dato vita alla fondazione Giulio Peticari. E con loro abbiamo fatto questi rapporti, abbiamo stretto questi rapporti, sono rapporti di amicizia, di stima, e di anche collegamento di una storia che andava recuperata, perché Giulio Peticari è certamente un grande personaggio, anch'egli. E abbiamo voluto, come posso dire, allora l'Accademia Fellini, l'Accademia costituiva le catece, cioè erano le filiali, abbiamo una catece e la Tiberina, la quale aveva l'obbligo di dare certi componimenti ogni anno alla nostra accademia. Ecco, adesso noi non possiamo fare un'altra catechia, una filiale, perché questo non è nello spirito dei tempi, ecco, però abbiamo pensato, la parola forse non è nemmeno adatta, di dare il patrocinio alle manifestazioni che
San Costanzo si accinge a fare in onore di Giulio Perticari, patrocinio che ha l'unico valore di essere dato dall'Accademia di Filobatici, che ha una grande storia, in nome di questa grande storia ci siamo permessi di dare questo piccolo patrocinio, modesto patrocinio, che però è molto significativo. Ho detto il nuovo nome che Carducci aveva dato, l'anno Rubicogna, 5 di Filopatidi, si passa alla Rubicogna Accademia di Filopatidi. Quindi dopo daremo anche questo riconoscimento, mi permette il sindaco di dire così al sindaco e agli amici di San Costanzo. E arrivo adesso al punto veramente principale di questa nostra manifestazione, che è la presenza del professore, volevo dire amico, ma lo dico professore amico, Andrea Emiliani, di cui voglio sottolineare la nascita, il luogo di nascita, Predappio, perché Emiliani è un romagnolo e la mia generazione di romagnoli, la mia generazione di amministratori di comuni romagnoli, di un comune romagnolo, e il ricordo del babbo di Emiliani, il quale è stato per tutti noi un grande maestro di amministrazione pubblica al servizio del cittadino. Adesso queste cose le hanno inventate gli studiosi, la scritta dei trattati che la pubblica amministrazione deve essere al servizio dei cittadini, eccetera, eccetera. Il babbo di Andrea Emiliani, segretario comunale in vari comuni, forse in ultima Forlì, la nostra provincia, senza leggere tanti trattati, ha fatto vedere come l'amministrazione deve essere al servizio dei cittadini. Qui c'ho un collega di Emiliani che è il nostro amico Fellini, anche lui segretario comunale, e ogni tanto con Fellini, io sindaco vecchio e nuovo, ricordo i tempi in cui i segretari comunali erano veramente l'anima, il motore, il sostegno principale dei nostri comuni, e funzionavano bene loro, i nostri comuni, senza tante riforme Bassanini e altre robe del genere. E purtroppo anche questa categoria è finita, caro professore Emiliani, perché ci sono rimasti i segretari comunali di nome, qui c'è l'amico Lucarini che potrà confermarlo, ma non è rimasto più né la funzione né lo spirito dei segretari comunali. Anche loro sono stati, una parola troppo forte, distrutti in nome di un, perché si diceva rappresentavano il centralismo, perché rappresentavano il Ministero dell'Interno, in realtà loro rappresentavano soltanto la tradizione dei comuni, la tradizione che i nostri comuni veramente possono, di cui i nostri comuni possono essere veramente orgogliosi, e che tutta l'Europa, devo dire anche per aver girato abbastanza l'Europa e i comuni europei, ci hanno sempre invidiato. Ecco, ma ho voluto dire questa cosa per dire che ci tengo a sottolineare l'origine romagnola di Andrea Emiliani anche per questo. Allora, dopo aver detto questo, devo dire chi è Andrea Emiliani, anche questo è una cosa che potrei fare meno di dire perché tutti lo conosciamo, è già venuto altre volte qui da noi, ritornerà credo ancora. E Andrea Emiliani è un grande personaggio della cultura nazionale, si è distinto come soprintendente alle Belle Arti in Bologna succedendo al grande Cesare Gnudi, si è distinto perché è stato titolare di cattedra di arte medievale in varie università italiane, si è distinto perché ha fatto tutta una serie di ricerche importantissime e si è talmente distinto che proprio in questi giorni, non l'abbiamo letto tutti sui giornali, la Francia, dico la Francia per dire, non dico paese che non ha tradizioni, la Francia gli ha conferito, il Presidente della Repubblica francese gli ha conferito la Legion d'Onore, come la più alta onorificenza che i francesi danno via con grande parsimonia. E la danno veramente a quelli che ce l'hanno detto. Vedendo qua la scheda dell'amico Andrea Emiliani, avevo visto che già aveva una precedente come dottore dell'ordine delle arti e delle lettere. Ho
ottenuto nel 1994 per dire che la Francia l'ha riconosciuto, perché è da gran tempo che il professor André Viviani cura questi rapporti tra la cultura francese e la cultura italiana. Ecco, quindi a me ha fatto molto piacere, ci tengo in modo particolare di rallegrarmi ancora con lui. Poi il professor André Viviani ha fatto tantissime altre cose, sta facendo tantissime altre, è accademico dei Lincei, è presidente dell'Accademia Clementina e dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ma come poi diceva, è soprattutto un uomo di grande cultura e di grande disponibilità. E di questo lo voglio ringraziare veramente di cuore a nome di tutti voi, e ci accingiamo adesso a sentire le sue parole. Grazie. Ringrazio il Presidente. Mi sente? Lo accendiamo. Abbiamo sempre dei problemi. No, nessun problema. Basta accendere. È acceso, sempre acceso. Che numero è per Cruzzeria? Il numero 2. Ringrazio il Presidente e ringrazio... Lascia stare. Ringrazio ovviamente anche tutti loro per la cortesia e la solidarietà portatami nel ricordo di mio padre, che in effetti è stato un uomo piuttosto vigoroso e direi, oggi si direbbe malamente centralista, ma non posso rinunciare al suo ruolo e al suo ricordo nel momento che io stesso come soprintendente sono stato forse non altrettanto vigorosamente centralista, anche se ho vissuto l'età delle analisi del decentramento fin dal 1970, cercando di portare un soccorso a questa tesi che oggi, neppure oggi, è stata presa ancora in considerazione dall'ultimo Ministero dei Beni Culturali, che ha numerosi problemi che proprio verso il decentramento e la sua politica vanno ad indirizzarsi. Ma dico questo unicamente per affermare insieme a voi che l'Accademia dei Filopatrici, come tutte le accademie, nacque, visse e continua a vivere in una sorta di difesa del luogo. È una virtù italiana, la chiamo virtù, potrei chiamarla in altri modi. Pietro Giordani, che è stato grande rappresentante della cultura neoclassica italiana, era un nemico acerrimo delle accademie locali, tant'è vero che, come vedremo, dà luogo e attività a quella Accademia di Bologna, di Belle Arti nazionale, che insieme a Brera, a Venezia e ad altre ancora, finì per costituire un nuovo e diverso polo di interessi culturali. Esattamente nel momento in cui anche le università cambiavano regime e statuto, impostando la loro attività appunto da locale a nazionale. Dietro l'Accademia dei Filopatrici, a me piace sempre ricordare il ruolo davvero straordinario, per non dire innovatore, di una regione, una subregione, dovrebbe dire oggi, come la Romagna, e più ancora di quella sub-regione che possiamo definire la Repubblica Rubiconia, dal momento che stiamo lavorando sui margini che comprendono fra Marche e Romagna un'entità culturale che ha avuto tradizione, che ha avuto stima riconosciuta, che ha avuto autori e protagonisti come quelli che il senatore Cappelli ha voluto ricordare, che sono uomini di grande rilievo, tanto più in un momento in cui il neoclassicismo sta recuperando molte tra le lunghezze che aveva perduto e riacquistando una misura di presenza nella cultura nazionale che io non saprei a che cosa riferire, ma che riferisco di fatto alla necessità che ad esempio un grande artista assoluto come Antonio Canova
disconosciuto fino a 30 anni fa, oggi viene riconosciuto per un ruolo che indubbiamente l'Europa gli attribuì. Forse è stato il primo artista universalmente protagonista di un'Europa moderna. Il ruolo della Romagna nel XVIII secolo non è sufficientemente studiato. Eppure devo dire che i cittadini di questa regione hanno a disposizione una quantità veramente imponente di soggetti, di opere, di realizzazioni, siano esse di natura cartacea, cioè archivistica e bibliografica, siano esse di natura, come piace di più a me per il mio mestiere, di natura fisicamente probabile. Penso in tutte le città romagnole una straordinaria quantità di opere pubbliche che dal 1730 in poi si sono succedute con grande fortuna, qualche volta anche con una certa sfortuna, quando come a Cesena il bellissimo mercato nel dopoguerra venne purtroppo distrutto, quando era un'opera di grande qualità che peraltro si può recuperare in altre città romagnole. Ma quello che più interessa è, all'interno di questa dimensione, cercare l'interesse della comunità che si esprime in mille modi attorno ai comuni, attorno alle municipalità, ma anche attorno alle accademie che forse nel nome dei filopatri sono state recuperate e riconosciute, in altri casi assai meno divulgate. Pensate che la storia delle accademie in fondo, a parte pubblicazioni di valore provinciale, non era mai stata approvata, tentata, fino a quando un studioso germanico tedesco, il suo nome è Nikolaus Pevsner, fuggito dalla città di Lipsia, dove era docente nella locale università, proprio nell'anno 1940 e a Londra, editò un suo libro che è stato tradotto soltanto 20 anni fa, del resto, da Einaudi, che si chiamava appunto La storia delle accademie in Europa. Un libro di dimensioni straordinariamente impegnative e importanti, voi capite, le accademie in Europa, e che anche solo in Italia porta con sé un peso di dottrina straordinario e anche, per quel che riguarda l'Italia, questo valore di, diremmo una volta si sarebbe detto di valore politico, ma che oggi nella distrazione che il termine comporta chiameremmo appunto comunitario, cioè il valore dell'essere insieme, il valore del dare luogo a iniziative comuni, il valore di considerare letteratura, poesia e arte come imprese, iniziative, soggetti intorno ai quali appunto in modo comunitario lavorare, far creare una convergenza di valori appunto tale da poter sollevare il soggetto e portarlo fino all'altezza della realizzazione nell'interesse sociale, che forse ancora sociale non si chiamava, ma comunitario certamente. In un clima di questa natura nasce o rinasce la Repubblica Rubiconia, in un clima di questa natura che per anche l'effetto che indubbiamente è anch'esso da studiare nella sua dimensione totale di ben 6 o 7 pontefici, tutti romagnoli o urbinati, comincerei da Clemente X Albani, con Benedetto XIV Bolognese e poi Clemente Sant'Arcangelo e poi seguirei inevitabilmente con i due grandi cesenati protagonisti della storia nel momento più difficile per l'Italia e anche per l'Europa, cioè Pio VI Bracchi e Pio VII Chiaramonte. È chiaro che le legazioni avevano raccolto in corso del quadro generale del governo pontificio una quantità di attenzioni che in fondo ne giustifica, e quell'accenno che ho fatto
ha una forte presenza architettonica e urbanistica tutta rivolta verso servizi d'ordine sociale, e anche una letteratura, come chiamarla, che si sta lentamente avviando al recupero di una, quello che si chiama il senso della memoria, che in questa regione forse era più presente che in altre. Vi spiego, chi rifletteva a Rimini su, come già aveva fatto Sigismondo Pandolfo in fondo, sulla presenza del ponte di Tiberio, dell'architetto di Augusto, aveva di fronte a sé modello che, sul quale la memoria, per un'antica tendenza italiana che dalla Rinascenza in poi si è ripetuta più e più volte, portava a una meditazione circa le possibilità e le qualità di una tradizione, quella storica, a cui il nostro paese non si è mai sottratto, forse addirittura durante il romanticismo, venendo meno a quella spinta di rivoluzione liberale e quasi di eversione sentimentale e poetica che da noi è stata forse un po' sostituita da appunto valori dell'antico, fermando, arrestando qualche volta il paese alle soglie di un grande luogo dove si trovano molti monumenti al passato, ma non si rivive fortemente questa tradizione. Abbiamo coltivato neoclassicismo fino alle soglie del Novecento, che non è un primato di poco conto, forse un po' eccessivo aver tenuto fede al classicismo per tanto tempo, mentre il resto d'Europa andava velocemente verso un futuro. Ricordo una cosa per tutte, perché le accademie, come spesso entrano anche in questa, quando si trattò di affrontare alla metà del secolo esatto un nuovo clima creativo che vedeva l'arte incrociare il potere industriale e generare una nuova cultura, che è quella dentro la quale normalmente ora ci muoviamo, nacque certo la prima esposizione universale di South Kensington a Londra, 1851, fu un successo sbalorditivo, centinaia di migliaia furono i visitatori, nacque il Victorian Albert Museum, per ricordare almeno questo lascito sociale che veniva dall'esposizione universale. L'Italia si soffermò in qualche modo, non ebbe la possibilità di reagire, perché il concetto e anche la struttura economica industriale era rimasta sorpassata e in qualche modo delegata al XVIII secolo. Ora, la domanda di oggi, per essere breve, è: che cosa poteva fare una repubblica, una fondazione, diremo oggi, una associazione di cittadini volenterosi che, assumendo un nome nella tradizione, calato nella tradizione pre-anarchica, addirittura cinquecentesca e quattrocentesca, si preparava a opere di divulgazione e di non bisogna dimenticare che la Romagna, oltre che patria dei sei formidabili protagonisti della storia italiana e europea, che sono i pontefici che ho ricordato, è stata anche il primo soggetto di una invasione, una marcia sull'Italia, che fu la prima campagna napoleonica, quella del 1796-97. Napoleone era a Bologna il 19 giugno del 96 e procedeva molto velocemente, nel modo che si prefiggeva, verso la Romagna, dopo qualche resistenza sul segno. Questa resistenza fu abbattuta, parteciparono in molti, anche italiani, fra gli altri quel pittore ben noto in Romagna che si chiama Felice Gianni, e sfondando le linee del pontefice giunse rapidamente verso le Marche, dove a Tolentino il 19 di febbraio dell'anno successivo
Napoleone ebbe la bella idea di trasformare in danni di guerra le razzie fino a quel momento operate, il che è una specie di piccolo colpo di genio che non fu fortunatamente accettato sul tavolo di Vienna. Perché? Ma perché Antonio Canova fu grandissimo, nella circostanza fu politico e artista di dimensioni straordinarie, riuscì a negare il concetto di danni di guerra e a ritrasformare le opere trasferite a Parigi nel frattempo in sicure e semplice, chiamiamole prelazione, per essere più eleganti nei confronti di un evento che comunque sia ha dato luogo al grande fenomeno non solo della nascita del Museo del Louvre, ma al fenomeno del museo nella cultura moderna. È stata una partecipazione, direi coatta inevitabilmente, ma anche in certo modo partecipe. Perlomeno diciamo che sentiamo di dover dire questa cosa oggi, su cui per fortuna il fenomeno delle mostre, ancorché troppo accelerato, ci porta a scambiare opere d'arte in modo meno cruento, quando non avvenisse a loro. Il gruppo delle persone che presiedettero alla nascita della Rubiconia partecipava di un clima, di una cultura di diversa antica, Cesareo Papista, che era riunita tra Pio VII e Pio VI. Pio VI muore per suoi dispiaceri, il Papa Bello, così era chiamato, alla fine del secolo, e viene portato in conclave il nuovo cittadino di Cesena, che era vescovo a Imola e che l'ultimo Natale del secolo aveva proclamato, aveva fatto una sua orazione di tipo sufficientemente impressionante, piuttosto moderna, decisamente moderna, che aveva aperto la sua strada verso un nuovo ruolo che naturalmente fu quello pontificale e che fu anche in certo modo gradito dalle truppe di occupazione. Fatto comunque indipendente da questa gradevolezza, era uno scritto di dimensioni moderne, impressionante. Singolare che Imola appunto avesse questo ruolo nel momento in cui il cardine fra i due secoli e le due civiltà cigola e si sposta verso il futuro. Pio VII era un uomo consigliato da Antonio Canova, che lo andava a trovare, come stesso scrive, almeno un paio di volte alla settimana, e ricevendo l'amabilità altissima di essere interrogato da Chiaramonti su diversi punti relativi alle arti e a ciò che le arti comportavano da questo momento in avanti, che non era più il problema del rapporto di coesione fra il singolo artista e il potere della committenza, per lo più ecclesiastica, ma si stava spostando verso nella nuova dimensione statalistica stava spostando verso la necessità di creare, di meglio distribuire un rapporto fra le arti come creatività e luoghi di questa creatività e economia di questa creatività verso il nuovo potere dello Stato, che è il nuovo committente. Un problema fra tutti, la nascita dei cimiteri e delle grandi certose prima dei cimiteri ancora, aveva già impostato quello straordinario momento in cui tutta la scultura italiana viene inserita in un piano programmatico di risollevamento delle arti in qualche modo abbandonate e dimenticate a vantaggio della decoratività, dell'ornatistica, si diceva loro, di questi luoghi dove il culto della memoria, un culto che noi abbiamo completamente straziato, esercitava le sue forme, creava le sue forme. Nulla di più straordinario che visitare se, come sapete, Longanesi diceva che per capire una città bisogna cominciare dal cimitero,
e credo che abbia molte ragioni, capiscono molte cose, anche della cultura che ha presieduto alla nascita di questi centri urbani in modo così fondamentale. Un francese che si chiamava Antoine Carrevert de Clancy aveva scritto nel 96 un libello contro Napoleone, lo aveva scritto in galera perché era l'unico modo perché riuscisse a campare la vita e a nascondersi dal Danton che lo stava perseguitando. Era l'ultima fase del terrore, riuscì in effetti a nascondersi così bene e sta così comodo da scrivere un libello che si chiama Lettera a Miranda, Lettere a Miranda. Molti pensano che sia la fidanzata, e per questo che all'università tutti rispondono molto velocemente le opere di Carrevert quali sono? Le Lettere a Miranda. Miranda in realtà era un generale napoleonico cubano e si dice che non è tutto chiaro. E queste lettere hanno il valore di una importantissima difesa dell'arte italiana. Dice Carrevert, chiuso in questa prigione, lui bisogna riconoscere, era negli studi romani il più italiano fra tutti i francesi, come spesso, anzi ancora oggi, accade l'école française, allora di Via del Corso, oggi Palazzo Farnese, coltiva una presenza francese in Italia di dimensioni, come chiamarle, quasi sopranazionali. Non posso mai dimenticare che uno dei miei maestri, André Chastel, è morto 10 anni fa ormai, lasciandoci un singolare testamento che è un filmato. E questo filmato parla dell'Italia. È una scelta anche coraggiosa, quella di apparire vivo con la certezza di non essere più fra qualche settimana. È bellissimo. Compra alla libreria del Museo del Louvre, vi prego di pensarci una volta passati di là, perché è l'omaggio all'Italia più alto, più bello, più fervido, più affettuoso che sia stato mai pronunciato. Infatti si chiama il titolo Un certain bonheur, una certa felicità, che è la felicità dei francesi in Italia. Voi sapete che credo che Jean Cocteau dicesse che tra italiani e francesi non ci sono molte ragioni di dissonanza, anzi sono piuttosto vicini, sono più che cugini, solo che i francesi sembrano degli italiani arrabbiati, anzi c'è una parola più pesante, che rende però meglio il significato di ciò che vuol dire. E un po' è vero, c'è questa differenza temperamentale basata su una sostanza analoga. Volevo dire che Carrevert era praticamente universalista e italiano, era un grande archeologo, sarà il primo studioso di Raffaello durante la tempesta napoleonica che gli impedirà di uscire questa volta di casa sua per tutta la durata della vita di Napoleone, perché Napoleone non gradiva affatto che questo livello gli fosse buttato alle spalle nel momento in cui, scendendo in Italia, lui metteva in piedi il Louvre con delle razzie. Cioè, diceva Carrevert, non si portano via i quadri. Per quale ragione? Ma perché i quadri sono una parte fondamentale della sostanza di cui, dentro la quale è letteralmente calata la civiltà, e non solo, per esempio, e l'educazione, e alla fine la democrazia delle città che hanno per anni, secoli, generato questa quantità di artisti e questa serie di oggetti che vanno dall'oggetto minore per proporzioni, quadro, artiglieria, la scultura, fino alla macrostruttura che è quella appunto dell'architettura, e non solo dell'architettura, ma di quel legame più largamente totale che si chiama urbanismo. E poi il paesaggio, ed è un grande rivelatore di ciò che si intende per paesaggio in Italia, cioè un'opera costruita, un ulteriore artificio al quale non è la natura a dar corso, ma l'opera degli uomini, degli inventori, dei creatori. Con un difensore non d'ufficio di questo genere, è chiaro che da un lato c'è un Napoleone, cugino arrabbiato, che
non gradisce la cosa, e invece in Roma, attorno a quel milieu intellettuale di cui i Savignanesi sono parte integrante, quello di appunto Pio VII Chiaramonti, si uniscono e manovrano per la formazione finalmente anche di un modello italiano di tutela, che fino a quel punto sì, si era fatto, perché l'Italia aveva ottime leggi seicentesche e soprattutto settecentesche, pontificie, borboniche, medice, veneziane e anche lombardo-venete, queste ultime molto liberali, come era nel temperamento di Maria Teresa, ma anche capace di colpire perfino nei problemi di oggi diremmo di tipo salariale e sindacale. E scrisse Pio VII Chiaramonti un chirografo, cioè un documento stilato di propria mano, quali sono le basi della tutela italiana. E attorno a questo chirografo si unirono certamente Bartolomeo Borghese e tutti gli altri che in quel momento erano a Roma, all'ombra soprattutto di quel grande santo, lo chiamavano così, artista, che era Antonio Canova, che forse per l'ultima volta riassumeva tutto il potere italiano, non solo sull'arte, ma anche sulle virtù dell'arte e dell'umanità. Questa legge è una legge che ha fatto strada. Dopo il Trattato di Vienna, nel 1820, diventò ben articolata regolamento. Il regolamento fu redatto da quel cardinale Bartolomeo Pacca, che chiunque sia cultore di storia visiva, figurativa, si vede anche lui nel quadro di David con l'autoincoronazione di Napoleone al Louvre, dove Pio VII Chiaramonti siede assistendo, offeso e reso inutile da questa sua delegata presenza, siede con un'aria, devo dire, di grande coraggio civile e spirituale, e con lui appunto il cardinale Pacca, che sarà poi di fatto l'estensore della prima legge moderna italiana. Ancora per i romagnoli devo aggiungere che in fondo, avendo lo Stato italiano deciso per tutto il corso del risorgimento di adottare il dettato pontificio come il migliore nel campo delle arti, anche se un po' teorico, come sempre sono le leggi che riguardano il patrimonio artistico, avendo deciso che lo Stato italiano si trovò a ereditare appunto il rapporto fra chirografo e regolamento Pacca, e nel 1909 fu Corrado Ricci, con Ravennate, con un ministro Ravennate, che era Luigi Rava, a mettere in Parlamento e far approvare da un Parlamento composto al quale accedevano anche per la prima volta nel parlamentarismo i socialisti, dietro parere di Andrea Costa, una Ravennate, un altro imolese, romagnolo, quindi, e quindi una serie di contributi che questa nostra regione ha finito per dare a una legge che è durata esattamente fino all'altro ieri, quando non è stata sostituita se non di nome, non di fatto. Il nome oggi si chiama Testo Unico per la tutela delle opere d'arte, ma in realtà è la legge 1089 del 10 giugno 1939, che già Bottai volle riconfermare nelle vesti pressoché del 1909. Perché? Perché Bottai aveva, oltre che l'intelligenza per capirlo, una segreteria singolarissima, una segreteria niente affatto fascista, che era costituita da Giulio Carlo Argan, da Cesare Brandi e anche da Roberto Longhi, che infatti per tre anni, tra il 37 e il 39, non insegnò nell'Accademia, nella Università di Bologna, la cui cattedra ha vinto la
soli 3 anni, ma che esercitò ciò che doveva esercitare, cioè gli studi circa la catalogazione dei beni culturali in Italia, per da versare tra gli allegati della nuova legge. Devo aggiungere un particolare un po' singolare, un po' cromatico, che non so come spiegare, ma nessuno sa bene come spiegare, visti passati i tempi. La legge venne presentata nel 39 estate, in un brutto momento, poiché già le leggi sulle persecuzioni razziali sono state emanate, e dietro una legge di tale idiozia, evidentemente il parere degli intellettuali stava deviando violentemente verso altre. Fu questo il punto più grave, è un cammino ormai in crisi. Il dittatore, il capo del governo, riunì i soprintendenti alla conclusione del convegno in Palazzo Venezia, sala del mappamondo, quella dove ci sono sempre le mostre e dove ogni romagnolo, io posso ricordare, quindi quando passa fa le prove come si apre la finestra per andare al balcone. E io poi ho passato una vita, no, in queste cose, e quindi mi sono anche divertito abbastanza a fare delle gag con dei colleghi. E il capo del governo prese la parola per ringraziare ministro e sovrintendenti della legge revisionata, quindi del valore della legge ripristinato in termini moderni, erano quelli del 1909, faccio presente, ma anche questo ha il suo significato in fondo, e disse, concluse la sua allocuzione con una frase di questa natura: bisogna soprattutto catalogare il patrimonio artistico italiano in maniera radicale, assoluta, sollecita e tempestiva. Devo dire che da allora non è successo assolutamente nulla di questo, no? E il catalogo è ancora là, lentissimo, che procede lentissimamente. Ma nessuno è mai riuscito a capire di dove questa ispirazione, e noi pensiamo che fosse una tirata di giacca che lo stesso Roberto Longhi da Bologna si era portato dietro e che era riuscito a far inserire proprio nel finale, nel climax di questa orazione, dove avrebbe dovuto, se le cose fossero andate diversamente, se la guerra non avesse spazzato via ogni intenzione vera o presunta che fosse, avrebbe un grande significato. Diciamo che da allora dobbiamo fare il catalogo dei beni culturali, e che la storia dei luoghi è una storia che passa attraverso le comunità, queste comunità di cui appunto la Simpe Media dei Filopatridi è parte così integrale. Grazie. Io ringrazio il professor Emiliani veramente di cuore per quanto ci ha detto. Io quando lo ascolto, fra l'altro, voi vedete, improvvisa, non scrive, parla braccio. Mentre non c'era un piccolo studio di professori universitari, ma dei romagnoli, perché questo mi fa molto piacere. E poi è una miniera di conoscenze, parte da tutte le parti, e a starci dietro viene forse anche giri di testa, perché veramente, io lo dico perché l'ultima volta l'ho sentito a Rovereto, sì, a Rovereto, perché c'era appunto questa riunione delle accademie. E mi è talmente piaciuta, ed è piaciuta a tanti altri, ho detto all'amico Ferini, l'unico che può farlo è Andrea Emiliani. Abbiamo fatto una gran fatica a trovarlo perché non avevamo gli indirizzi esatti, adesso li abbiamo, quindi l'altra volta facciamo prima, però credo che di aver fatto un grande servizio all'Accademia, perché oggi la conferenza di Atenea ha un solo difetto, che è quello di non essere scritta.
perché noi lo volevamo pubblicare, ma adesso cercheremo di rimediarlo. Eccoci, ce la dà. Tanto meglio, veramente credo che vedete un grande servizio alla nostra Accademia, perché abbiamo potuto sentire delle cose veramente, veramente interessanti. Grazie di nuovo. Ecco, allora noi, in segno di modesta riconoscenza, che noi siamo poveri, perché non lo sapete di vedere, perché siamo colleghi nella povertà, almeno per quanto riguarda l'Accademia, abbiamo voluto dare un libro molto interessante, che è di difficile riferimento sul mercato, perché è stato pubblicato in numero molto modesto, sul Giubileo, sulla Via Francigena. Dicono gli studiosi che è veramente un libro interessante, poi dopo le novità. Grazie di voi. E vogliamo dare anche un piccolo ricordo anche oggi, e anche la Pergamena, dove appunto c'è questo segno della nostra Accademia che il conto per Piccare vuole fare. A proposito di Piccare, volevo anche ringraziare della sua presenza un erede del conte, che per Gredi ha alzato i piedi. È venuto a onorarci con la sua presenza. Grazie di nuovo. Io ringrazio voi, grazie. Allora, il sindaco Lucarini è pregato di venire al tavolo. Leggiamo la richiesta di patrocinio da parte del Centro Studi Giulio Perticari. Il Centro Studi Giulio Perticari, che si va costituendo a San Costanzo, con sede nel Palazzo Cassi, dove il Conte Perticari ha chiuso la sua esistenza il 26 giugno del 1822, nella sua fase di avvio ha voluto richiedere per oggi e per il futuro il patrocinio dell'Accademia dei Filopadri, con la quale noi ci auguriamo di avere uno stretto rapporto di amicizia e culturale, che abbiamo iniziato già da alcuni mesi. Io e il sindaco Lucarini ci onoriamo anche di far parte di questa Accademia, un rapporto che certamente sapremo coltivare e continuare con dei programmi di collaborazione. Ora leggo il testo della richiesta di patrocinio e poi il sindaco Lucarini consegnerà a nome del Centro Studi al Presidente Cappelli. Nell'anno 2001 a San Costanzo, nobile terra delle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, si è costituito il Centro Studi Giulio Perticari, per promuovere la cultura nel campo delle lettere, della storia e delle arti, in memoria del conte Giulio Perticari, nato a Savignano il 15 agosto 1779, marito di Costanza Monti, più volte ospite a San Costanzo del cugino conte Francesco Cassi, dove ha chiuso la sua breve esistenza il 26 giugno 1822. Il Centro Studi Giulio Perticari, con il presente diploma, richiede il patrocinio della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone, della quale ricorre in questo primo anno del nuovo millennio il secondo centenario di ricostituzione, essendo presidente il senatore professor Lorenzo Cappelli e segretario il grande ufficiale Fermo Fellini. Il presente diploma, a perpetua memoria, è inviato al Consiglio Accademico unitamente a copia dello statuto del Centro Studi e viene sottoscritto dal sindaco di San Costanzo, accademico dottor Giuliano Lucarini, che insieme all'accademico Paolo Vitali ne è stato il promotore, dal Palazzo Cassi di San Costanzo, 10 marzo 2001.
Assemblea Generale Accademica, nella tornata del 24 marzo 2001, ha concesso con piacere per acclamazione il pieno ed incondizionato patrocinio al Centro Studi Giulio Perticari, sorto nell'antico e glorioso comune di San Costanzo, per onorare degnamente nel tempo il pensiero e l'opera dell'insigne letterato Giulio Perticari, primo presidente di questo sodalizio, che diede lustro e prestigio ai luoghi ove nacque, visse e morì. Savignano 1779, San Costanzo 1822. Il presidente, il segretario e il censore. Allora abbiamo fatto la parte, diciamo, più strettamente ufficiale. Adesso procediamo, dico bene Fellini, viene alla, alla consegna dei doni, degli omaggi. Ecco, qui lo facciamo vedere perché... l'abbiamo qua. Ecco, ve lo faccio vedere perché questi sono chiusi e non si vede nulla. Ecco. Abbiamo voluto fare un piatto di ceramica. La ceramica non si fa soltanto a Faenza, dico ai faentini, ma si fa anche a Savignano, e dove appunto è riprodotto la nostra, il simbolo della nostra accademia, e che vogliamo dare ai nostri illustri ospiti, che sono il professor Paolo Vitali, a ricordo appunto di questa cerimonia, al dottor Giuliano Lucarini, che è il sindaco di Comune di San Costanzo, al centro di studi Giulio Perticari e il presidente della Proloco di San Costanzo. E questa parte è finita, vero Fermo? Sì. Allora adesso andiamo alla consegna della medaglia commemorativa. Cioè, forse è meglio procedere per chiamata oppure stiamo bene. Dopo poi apro la discussione, che non si è detto che non facciamo anche la discussione. Allora, ecco. Allora, provvediamo a consegnare la medaglia a testimonianza storica dell'avvenimento, unitamente ad una copia, come diceva il Presidente, della nostra pergamena, che indica la nostra istituzione per effigie, per testo, per commemorazione. Allora, partiamo dal... Per primo abbiamo il professor, la professoressa Bernardi Adriana, se è presente. Bernardi Adriana. Bagolini, professor Luigi. Professoressa Cauli. Accademico. Si prepari il commendator Bruno Bisacchi. La professoressa, cioè il dottor Bricci Amedeo. Il dottor Walter Brighi, se è presente. Roberta Budriesi, professoressa Roberta Budriesi. Dottor Ivio Cappelli. Roberta.
Lorenzo Cappelli Junior e Senior, vi tirerà il padre. L'uno e l'altro. Poi il professor Sergio Ceccarelli. Cavalier Ciraldo. Ingegner Raimondo Conte. Dottoressa Paola Del Bianco, si presenta. Tonino Della Motta, commendator Tonino Della Motta. Professoressa Giuseppina Di Tizio. Dottor Giancarlo Donati, nostro capo. Professor Biagio Draghi Maralli. Grande amico di Cesena. Uomo di lettere di studi. Che bello, il giovanissimo. Professor Andrea Emiliani, mi pare di averla già consegnata. Fellini, professoressa Anna Maria, e per lei al padre. Allora, al padre. Commendator Fellini. Foschi, professor Sergio, vicepresidente. Ezio Galassi, professor Ezio Galassi. Dottor Luigi Galassi. Professoressa Giuliana Gardelli. Professor Michele Gaudio. Conte Italo Golfiera Savini. Professoressa Maria Cristina Gori. Ecco qua. Poi abbiamo anche quella del Don Altieri che mi ha detto che ci sono tutti i giri di là. Ieri sera. Non l'abbiamo più, però. Dopo. Cavalier Commendator Mario Grandi. Avvocato Giuseppe Lombardi. Dottor Giuliano Lucarini, ecco qua. Sindaco di San Costanzo. Professor Pietro Malpezzi. Rigivella. Ingegner Angelo Marconi. E per l'ingegner Lorenzo Marconi ritira il papà. Professoressa Maria Marconi. Professor Luigi Masini. Achille, avvocato Achille Mazzotti. Ecco qua,
dottor Francesco Melandri. Dottor Commendator Arturo Megni Sartorio. Melandri. Dottor Nicola Milandri. Aspetta, vogliamo il Sartorio. Poi vogliamo Nicola Milandri. Architetto Giancarlo Montemegni. Dottor Giorgio Palaretti. Professor Pantaleo Palmieri. Bruno, maestro Bruno Paolucci, nostro maestro. Dottor Antonio Cappecci, posso vedere accademico, viene tutte le volte da fermo, da fermo. Dottor Paolo Pessi, professoressa Nadia Pessini, geometra Romano Pignotti. Accademico Elio Rabboni. Maestro Angelo Randi, il nostro scultore ufficiale. L'autore del busto di Bartolomeo Borghesi. Eccellente artista. E gli altre opere che farà la Commissione. Lo mettiamo lì che la Divina Provvidenza. Dottor Fabrizio Rasi, maestro Flavio Ricci, Vincenzo Ricordi, il nostro operatore. Regista. Ingegner Massimo Riva. Capito, ingegnere, eccolo qua. Avvocato Riccardo Roccari. Roccari. Professoressa Ezia Rossa. Eccolo qua. Professor Giuseppe Rossi. Di San Marino. Gloria San Marinese. Gloria San Marinese. Ci torni a trovare, a presentare un nuovo quadro. Anche loro, vedi? Professor Marino Donato Rossi. E professor Aldo Sacco. Come? Grande amico Sacco di Forlinico. Grande amico di Forlinico. Ah, sì, sì. Tanto studioso, direttore della PIE. Professor Emilio Sala. Eccolo qua.
dottor Italo Sala. Due Sala. Professoressa Rosa Sanchini. Professor Alberto Silvestri. Dottor Cavalier Giorgio Spagnoli. Contessa Spalletti Maria Luisa. Commendatore geometra Giuseppe Torroni. Ferito a Grasso. Natale Pugolini, maestro Natale Pugolini. Si campettola. Professor Gino Urbini. Avvocato Corrado Vincenzi. Dottor Paolo Vitali. Senatore Professor Gino Zannini. Grande amico, penso che forse sei il più anziano in questo momento. Non è? Non diciamo. No, il più anziano. È la gloria della nostra Accademia. Io quando sono venuto, lui era già qua da tanto tempo. Ha onorato la società, ha onorato il Parlamento e ha onorato anche l'Accademia. Professoressa Maria Luisa Dennari. L'elenco sarebbe più lungo, ma abbiamo eliminato quello che abbiamo ritenuto essere assenti. Se nella selezione avessimo eventualmente lasciato alcuni nominativi, prego, s'accomodi. Coloro che non sono stati chiamati e sono presenti sono pregati di avvicinarsi al tavolo della Presidenza. Questo signore chi è? Ecco, ma adesso un momento che mi dispiace non averlo chiamato. Vedi, parte dai, non mi dispiace. Una volta. Allora.